Benvenuto Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto. Non ci siamo ancora incontrati dopo la tempesta giudiziaria che ha sconvolto la Liguria e in gran parte il porto di Genova. Lei all'inizio ha preferito, insomma, mantenere il silenzio su questi fatti, adesso è passato qualche giorno, ben di più di qualche giorno. Intanto le chiedo se teme che tutto ciò che è accaduto possa portare rallentamenti nelle opere che riguardano anche il porto di Genova. È evidente che il timore c'è, il timore penso che sia un po' condiviso e stia caratterizzando un pochino l'umore di tutti coloro che si occupano di portualità. Sappiamo tutti quale fosse per quantità e anche per qualità l'impegno e lo sforzo che il nostro territorio sta facendo a livello di grandi infrastrutture. Sappiamo quanto queste procedure siano procedure complesse, molto delicate, con tutta una serie di aspetti autorizzativi complessi ed è quindi evidente che in una situazione quale quella che stiamo affrontando, che la nostra città, il nostro territorio sta affrontando, c'è sicuramente il timore che che un impatto, ecco, possa esserci. L'auspicio ovviamente è che, diciamo così, le vicende di cronaca seguano il proprio percorso in maniera parallela rispetto ad un'evoluzione invece dei cantieri che noi auspichiamo possa continuare ad essere con la dovuta attenzione spedita e volta a conservare quegli obiettivi temporali su cui tutti gli operatori ormai si erano orientati anche per organizzare le proprie attività, la promozione anche del territorio e delle attività logistico-portuali. La diga, prima di tutto, immagino sia tra i suoi pensieri, oltre alla vostra zona logistica semplificata, e dovrebbe essere affondato il primo cassone, ma anche su quell'opera, visto anche in consiglio regionale, c'è stata bagarre, teme che possa esserci qualche risvolto. Ma io ovviamente non leggo i giornali e le mie valutazioni si basano su quello che si legge, su quello che si sente, ma quello che più importa forse in questo momento è la forte convinzione e volontà come operatore di auspicare che i grandi progetti di questo territorio possano essere tutti confermati e possano tutti essere portati a conclusione nei tempi previsti. Questo perché dobbiamo con forza dire che davanti a noi si prospettava e si prospetta un futuro che deve essere di grande lavoro, di grande sacrificio e penso che ognuno di noi debba fare la propria parte. Sicuramente il contesto che stiamo vivendo non è un contesto semplice, ma deve esserci un altro senso di responsabilità della comunità e anche delle amministrazioni nel portare avanti seriamente i propri obiettivi. Noi Voi siete in partenza per dove? siamo prossimi a partenza per l'Asia, per Hong Kong, per Shenzhen e per Guangzhou, dove avremo una serie di incontri molto importanti, volti a, come dire, rinnovare accordi commerciali legati soprattutto al cargo aereo. Con la volontà di poter dare un nostro contributo fattivo all'aeroporto di Genova, a quelle che sono le attività che noi speriamo di poter portare ad incremento delle movimentazioni presso quello che per noi rimane uno scalo aeroportuale strategico in un territorio che vuole avere una leadership logistica non soltanto nel settore navale. Aeroporto che sappiamo è ancora in attesa di formalizzare chi sarà o chi saranno i soci privati che entreranno. Vedremo la prima gara che ci sarà in attesa poi della gara del 2029 per il rinnovo della concessione. Quindi guardate al futuro comunque con ottimismo, continuate le vostre attività. È questo un po' il vostro spirito? Sì, lo spirito è proprio questo, noi guardiamo avanti, dobbiamo guardare avanti, vogliamo guardare avanti, vogliamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso di forte promozione del nostro territorio, fieri della nostra genovesità, fieri del fatto che rappresentiamo un territorio, quello ligure, che è di fondamentale importanza per tutto il paese.
E quindi lo facciamo con orgoglio e con convinzione, in collaborazione con le altre categorie, in collaborazione con le amministrazioni. Questo non è mai mancato e non verrà meno né nel presente né nel futuro. In chiusura, a proposito di guardare, ha visto le telecamere, le quattro telecamere di Port View, da Terrazza Colombo, che guardano il porto. Può essere utile per gli operatori, ma abbiamo spiegato anche per i cittadini che possono curiosare veramente una iniziativa di Maurizio Rossi come presidente di Terrazza Colombo. Può essere utile. Sì, assolutamente. Io devo dire che ho trovato estremamente affascinante e anche stimolante questa iniziativa, perché penso che sia importante anche per il comune cittadino sbirciare sulle banchine per capire quanto il porto sia un soggetto vitale, vivo della nostra economia, come sia sempre in costante movimento, non conosce feste, non conosce interruzioni, lavora 363 giorni l'anno e quindi è una presenza che deve stimolare tutti a dare il meglio tutti i giorni. Grazie, peraltro, in una città dove il porto è presentissimo e le due realtà sono attaccate, è necessario il rispetto di una nei confronti dell'altra. Grazie. Grazie a voi.